Sono arrivati oggi in mattinata ad Amatrice, uno dei centri più colpiti dal terremoto dell'Italia centrale, quattro agenti della polizia locale di Sassari che andranno a rafforzare temporaneamente l'organico dei vigili urbani laziali. Gli agenti sono partiti ieri dalla sede del comando provinciale di Sassari a bordo di due fuoristrada attrezzati con i classici strumenti in dotazione alla polizia locale, ma anche con un drone per il controllo aereo del territorio e una serie di pacchi dono per i residenti colpiti dal sisma. La Dinamo Basket ha infatti donato ai bambini di Amatrice una serie di kit scuola personalizzati. La stessa polizia locale porterà ai ragazzi 30 berrettini, mentre la ditta Cesar ha fornito strumenti di segnalazione stradale temporanea che serviranno per i compiti del contingente. Alla partenza abbiamo intervistato il responsabile della missione, il maggiore Alan Gron. Il comune di Amatrice dispone di 5 unità, insomma, il comandante con altri 4 agenti. Pertanto ha richiesto una nostra collaborazione, soprattutto per i servizi di vigilanza dei territori. Faremo in particolare il servizio antisciacallaggio, prenderemo alloggio in tenda per la durata della missione, che è prevista di circa 10 giorni. È nelle tendopoli che presto dovrebbero lasciare il posto a strutture solide meglio attrezzate per il freddo, gli agenti sassaresi prepareranno per i terremotati un pasto tipico sardo, con gnocchetti e ravioli donati da un pastificio artigianale e con seadas e dolci tipici confezionati da una pasticceria di Uri. Prima della partenza, il comandante della polizia locale Gianni Serra e il sindaco di Sassari Nicola Sanna hanno illustrato alla stampa ragioni e obiettivi della missione.